La classifica di 105 è completamente diversa da quella di RMI. Leo a 105 si deve adattare allo stile della radio. La radio libera si è trasformata in radio privata. La linea la decide l'editore, la musica non si sceglie più personalmente e i dischi non si portano più da casa. Hai ragione, Leo. Come fanno a stare nella stessa classifica brani come Bad Davis Eyes di Kim Carnes con Cicale Cicale di Heather Parisi? Dico, e lui mi incalza con: e allora vogliamo parlare di Young Turks di Rod Stewart con You Can't Stay the Night di Miguel Bosé? E allora Tunnel of Love di Dire Straits con Donatella Rettore? Faccio io, e lui ancora: e Abaca dei Genesis con Hula Hoop di Plastic Bertrand.